quest'obbligo, questa imposizione che riguarda non ovviamente solo il Comune di Teramo, ma tutte le realtà territoriali, quindi tutti gli stadi, devo dire che non tiene conto poi delle situazioni specifiche, e la nostra è una situazione specifica particolare, come i tanti comuni che si trovano all'interno del cratere sismico, che hanno tante priorità veramente incidenti rispetto alla vita delle persone o relative al patrimonio pubblico, all'edilizia strategica, diciamo così. Ed è ovvio che un obbligo del genere in questi tempi e in questi termini ovviamente è un onere significativo per il Comune di Teramo. Per questa ragione noi abbiamo avviato fin da subito con i responsabili nazionali appunto una interlocuzione per chiedere una deroga, per valutare la possibilità di una deroga o una proroga dei termini che ci consentisse di intervenire nei tempi e nei modi adeguati a quella che è la realtà che viviamo. Devo dire che proprio oggi è arrivata una risposta in cui c'è stata una ferma posizione da parte della Lega, che non ritiene di fare eccezioni o di stabilire deroghe. Questo non posso che riscontrare questa risposta con grande stupore e rammarico, anche per la mancata considerazione della realtà. Ovviamente continuerà l'interlocuzione con i livelli nazionali, ma intanto noi stiamo andando avanti, come diceva Sabatino, con i nostri uffici, nel dialogo ovviamente anche con la società Teramo Calcio, con il gestore, con il quale non siamo riusciti ad incontrarci in questi due giorni per impegni reciproci. Ovviamente insomma, è un adempimento al quale dobbiamo rispondere, lo faremo nel modo più adeguato e cercando ovviamente di farlo nel modo anche meno oneroso possibile, perché questo è un aspetto significativo. Al momento non abbiamo l'apertura, ci sarà un'ulteriore interlocuzione, ma a prescindere insomma, da ulteriori eventuali ripensamenti da parte della Lega, comunque noi stiamo andando avanti e entro il 15 marzo ovviamente, come ricordava Sabatino, forniremo le risposte che riteniamo opportune dare, nell'interesse ovviamente dell'amministrazione comunale, della gestione di un impianto importante, ripeto, rispetto ad una situazione che diciamo è particolarmente onerosa per l'amministrazione e per la città di Teramo. Onerosa si può quantificare, Sindaco, di che cifra stiamo parlando? Ma gli uffici stanno lavorando, insomma, si sta lavorando per valutare complessivamente l'intervento, si valuterà anche il rapporto con quelle che sono le procedure che la Lega Pro intende adottare, intende portare avanti, insomma. Ragioneremo insieme, è ovvio che si tratta di un obbligo e agli obblighi diciamo, si deve dare una risposta positiva. Troveremo il modo per farlo nella maniera più adeguata possibile.